Angelo Vassallo, di cui stasera ricordo il primo anniversario della scomparsa. Quinto appuntamento con la rassegna Settembre Culturale al Castello, con la presentazione del libro Profumo di ginestra e polvere da sparo di Giuseppina Giudice. L'esordio delle donne nella quarta edizione del Settembre Culturale al Castello, è con vero piacere che ospitiamo stasera la professoressa Giuseppina Giudice, di cui conoscevo le qualità come scrittrice di poesia, e stasera è anche lei, quale giovane autore, al romanzo d'esordio. La faccia sicuramente più bella della nostra rassegna, dove accanto ad autori affermati si alternano degli autori che sono al loro romanzo d'esordio alla ribalta dell'editoria nazionale. Il titolo ovviamente nasce da due motivi fondamentali. Polvere da sparo, perché il romanzo è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e in particolare il periodo che va dallo sbarco degli alleati angloamericani sul litorale tra Agropoli e Salerno, sino al periodo postbellico. E poi invece c'è l'altra parte del titolo, Profumo di ginestre, perché sono i fiori tipici della zona collinare in cui è ambientato il romanzo. Ma perché proprio ginestre? Il motivo è molto semplice. Le ginestre sono degli arbusti spontanei, ma molto rigogliosi e resistenti, robusti. Si piegano sotto la furia del vento, ma non si spezzano mai. E somigliano chiaramente ai protagonisti del mio romanzo, che vivono le atrocità della guerra, sopportano le sferzate della vita, ma sono in grado di rialzarsi e di continuare a lottare e a sperare. Storia di una famiglia potrebbe sembrare una piccola storia comune a tante famiglie, però, come ha detto un grande filosofo, Benedetto Croce, non c'è grande storia che non sia fatta da tante piccole storie. Interessante sotto vari aspetti, anche quello appunto collegato al matrimonio. Vi sono dei passi veramente quasi inediti, quando veniva a lavarsi presso la fontana i panni del corredo femminile, e a seconda anche dello spirare del vento, della direzione del vento, ecco, le donne anziane traevano gli auspici per il matrimonio, secondo consuetudine in questo modo inveterate. Da un punto di vista stilistico, letterario, ho trovato che il libro è scritto in modo scorrevole, in modo semplice, non ci stanno ricercatezze terminologiche, quindi è un libro che è alla portata di tutte, le persone colte e le persone meno colte. L'inverno trascorreva piano e quando le giornate non erano rigide ci permettevano di giocare all'aperto davanti al rifugio. Ma c'era sempre un adulto che vigilava e che ci impediva di allontanarci o di scendere a valle. Era come se tutti temessero che potesse succedere qualcosa da un momento all'altro.